pallone. E c'è subito dunque calcio di punizione. Può crossare Luis Alberto. Attenzione, tutto solo. Palla ancora lì. Sarà corner a disposizione. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ha fatto benissimo Stefano a salire. È vero, si è fatto trovare pronto e non ha sbagliato. Recupera il pallone sulla fascia. Perde palla. Contrasto eccezionale. Eh sì, c'è il tocco, c'è l'autogol, nulla da dire. Il tocco dentro, una parata incredibile. Ci aspetta il calcio d'angolo. Traversa, ha il pallone del pareggio. Palla sul palo, attenzione, ancora in gioco. Azione interrotta. Ribatte il difensore e il portiere recupera. L'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per il Doria. C'è spazio per andare. La mette in mezzo con questo pallone. Bravo qui l'attaccante, attenzione però al pressing. E sarà rigore. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Si avvicina all'area. Perde palla. Si fa spazio. Occhio al tiro. Conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già, è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. Sané, Musa, non può tagliare da lì. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare. Corner di Bonaventura. Che tira! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di... Ecco la formazione della squadra di casa. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro. Dunque, Sanchez! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzato. Per l'inizio di questo match con me oggi c'è un commento tecnico davvero d'eccezione. No, c'è Stefano Nava, ma gli do il grande benvenuto. Ciao Stefano. Ah, sei sempre il solito, Pierre, dai. La gente a casa stava già cominciando a strapparsi i capelli. Felipe Anderson. Occhio che guadagna metri. Occhio che può ricevere. Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo. Higuain. Attenzione all'attaccante. Vantaggio che comincia a farsi importante. Apre il gioco. Jorginho. Guadagna metri Mertens. Mertens! Sembra un guaio muscolare a giudicare dalle sue smorfie. Trasformato con freddezza.
spazio per andare. Mares, palla in gioco, farà ed è rete. In mezzo, suma quindi l'azione d'attacco. C'è la rimessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante. Classe. Ole Pass. Renato Sanchez. Conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già, è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. Palla spazzata via, sarà corner. Palla messa in mezzo. Barzagli. Ed entra in rete. Gol! Tocco morbido, quel tanto che basta per battere il portiere. Tentativo di pressing. Oh, forse un po' sorpreso qui il portiere, Stefano. Ha calciato da distanza notevole. Era una botta davvero terrificante. Credo l'abbia vista all'ultimo. Palla che finisce al lato davvero di poco. Qualcuno già gridava il gol. Ha avuto sulla testa la palla per Immobile. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo. Sarà corner. Manolas, miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Brodic, Immobile. E c'è il gol, palla in rete. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Un dominio fin qui assoluto.